Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva, tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. In apertura, gravissimi incidenti stradali che si sono verificati a partire dalla notte del 31 ottobre fino a qualche minuto fa, ripercorreremo insomma questo ponte delle tragedie che hanno riguardato insomma diverse persone, coinvolto in un incidente anche una comitiva di 50 persone che era di ritorno da Lucca all'interno insomma di questo pullman 50 pordenonesi. Ma parleremo ancora di alpinisti bloccati sulla cima dei Preti, la paura questa mattina per un uomo che è stato investito da un improvviso ritorno di fiamma, controlli straordinari delle forze dell'ordine su tutto il territorio, è arrivato il maltempo, l'allerta è di colore gialla, sentiremo poi con gli amici dell'Osmerarpa Friuli Venezia Giulia anche l'evolversi della situazione. Parleremo di tentativi di furto che sono avvenuti nella notte ai danni di diversi sportelli bancomat, in azione insomma non soltanto a Caneva, dove poi vi daremo conto dell'intervento dei carabinieri, ma anche a Buia, assalto invece fallito a Caorle. Parleremo insomma anche di politica, di attualità, di questioni strettamente collegate e legate al territorio. Andiamo con ordine, la domanda che abbiamo posto in edizione precedente, legge per schedare gli agenti di polizia, codici sul casco, gilet e divisa, siete d'accordo? Sì, il 34% di voi, noi invece il restante 66%. Ed è da tempo che si parla di razzismo, antisemitismo e odio. Beh, pensate che al Senato adesso è stata istituita una commissione monocamerale. Di che cosa? Di controllo per combattere razzismo, antisemitismo e ogni forma di istigazione all'odio. Allora, antisemitismo e razzismo, in Senato la commissione anti-odio. Siete d'accordo? Una commissione fortemente voluta da Liliana Segre, la mozione 136, prima firmataria la senatrice a vita Segre, è stata approvata senza i voti del centro-destra che si sono astenuti. E proprio questa astensione adesso è al centro delle polemiche. Il centro-destra, infatti compatto, non ha votato la mozione di maggioranza, facendo saltare l'unanimità e provocando un forte attacco di Italia Viva, Democratici e 5 Stelle. La nuova commissione vuole combattere i cosiddetti hate speech, ovvero discorsi d'odio, non solo sulla rete, ma anche nella vita sociale in genere e negli stadi. Allora, antisemitismo e razzismo, in Senato nasce la commissione anti-odio. Siete d'accordo? Ci fate sapere se lo tenete opportuno con i soliti metodi che ormai conoscete. Apriamo allora il telegiornale, gravissimo incidente stradale in quel di San Vito al Tagliamento, è la notte di Halloween, ci sono delle persone che stanno rincasando attorno alle 4 e un quarto quando lungo la strada provinciale che è di fatto collega San Vito a Tagliamento con l'abitato di Villotta di Chions vengono in contatto, in collisione, due auto. Purtroppo per un trentenne di Marignana di Sesto Arreghena arrivano le condizioni più gravi, più disperate. Da quello che ci risulta è stata avviata la procedura. Adesso diciamo così, che porterà in nottata all'espianto degli organi. Il primo servizio. Non ci sono più speranze per Francesco Corazza, il 31enne di Marignana di Sesto Arreghena, che nella notte di Halloween era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto alle 4:15 in viale Treviso a San Vito al Tagliamento. I medici dell'ospedale di Udine, dove Corazza era stato trasferito urgentemente con l'elisoccorso del 112 ieri, constatata la morte cerebrale, hanno dato il via libera al periodo di osservazione prima di procedere con l'espianto degli organi. La famiglia si è chiusa nel silenzio. Papà Ivano e mamma Marinella hanno sperato sino all'ultimo nel miracolo, nonostante il quadro clinico del loro unico figlio fosse gravemente compromesso. Con i loro parenti e gli amici e tutte quelle persone che Francesco frequentava. Giovedì notte, Francesco Corazza, alla guida della sua Opel Astra, stava percorrendo la strada provinciale 1, quando all'altezza della curva Universal Mangini nell'abitato di San Vito al Tagliamento era entrato in collisione con una Hyundai i20 condotta da un ventenne di origini albanesi che abitava a San Vito.
Nella stessa vettura c'erano una ragazza e altri tre giovanissimi sanvitesi. Nella violenza dell'impatto frontale, le due vetture erano finite a ridosso di una recinzione. Le loro parti anteriori si erano completamente distrutte. Il botto aveva svegliato i residenti, che si erano alzati ed avevano allertato subito il numero unico di emergenza 112. I primi ad arrivare sul posto erano stati i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito. La situazione era parsa subito drammatica. I cinque ragazzi che viaggiavano sulla Hyundai i20 erano feriti, ma le loro condizioni risultavano comunque buone. A preoccupare era il 31enne alla guida dell'Opel Astra, che semicosciente era rimasto bloccato nell'auto. C'era voluta circa una cinquantina di minuti per riuscire a stabilizzare il ferito e accompagnarlo in ambulanza fino alla Eli Piazzola, per essere poi trasportato con l'elicottero all'ospedale di Udine. È la mattinata di oggi, purtroppo, l'epilogo, avete sentito nel servizio, è stato definito e accertato proprio la situazione irreversibile trauma propedeutico poi all'espianto degli organi che, come ci hanno comunicato, avverrà nella notte. Schianto mortale ieri sera in A4 tra Cessalto e San Donato, involte due auto ed un furgone, muore un uomo nella notte, un altro schianto in A13 Bologna-Padova con una famiglia distrutta nell'incidente. È rimasto coinvolto anche un pullman con a bordo 50 ragazzi di Pordenone. Due auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un terribile incidente avvenuto ieri sera attorno alle 22.40 in A4 al chilometro 429 in direzione Milano tra i caselli di Cessalto e San Donà di Piave. Il bilancio è dei peggiori: a perdere la vita, infatti, un uomo di 36 anni residente a Mira nel Veneziano, feriti gravemente poi un bambino, il figlio della vittima, e una donna. I pompieri arrivati da San Donà di Piave e Motta di Livenza hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso le persone coinvolte. Purtroppo il personale medico del SUEM 118 ha dovuto constatare la morte del conducente di una delle due auto. I due feriti sono stati presi in cura dai sanitari e il minore è stato poi trasferito all'ospedale Caffoncello di Treviso. Sul posto la Polizia Stradale di Venezia, il personale ausiliario dell'autostrada, gli agenti hanno eseguito i rilievi di legge. Il traffico ha subito ripercussioni. Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto tra Cessalto e San Donà in direzione Venezia per consentire alla Polizia Stradale di effettuare le indagini e al personale medico del 118 di intervenire. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il tratto autostradale è stato riaperto alle 3 del mattino. Un altro grave incidente è avvenuto lungo la A13 Bologna-Padova all'altezza di Altedo. Tre i mezzi coinvolti: un'auto, un furgone Fiat Ducato su cui viaggiava una famiglia con padre, madre, bambina di 5 mesi e un pullman con a bordo 50 studenti di Pordenone, tra i quali alcuni minorenni che stavano rientrando da una gita a Lucca Comics. La famiglia, originaria del Vicentino e residente a Schio, non è riuscita a sopravvivere allo schianto. A perdere la vita Daniele Minati e Anna Pieropan, 32 e 29 anni, con loro la figlioletta Diletta, nata lo scorso 31 maggio. La coppia è morta sul colpo dopo l'impatto con il pullman che ha praticamente distrutto il mezzo. Il personale sanitario del 118 ha tentato a lungo invano di rianimare la piccola. Secondo i primi rilievi sembra che il mezzo su cui viaggiava la famiglia sia stato tamponato da una Ford e dopo aver urtato New Jersey si è rovesciato in mezzo alla carreggiata, dove è stato nuovamente tamponato dal pullman che stava sopraggiungendo. Oltre alle vittime ci sono altri 4 feriti, tutti uomini tra i 18 e i 53 anni, trasportati agli ospedali di Bologna e Bentivoglio. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Grave incidente stradale oggi pomeriggio attorno alle 16.30 ad Annone Veneto in via Fosson. Siamo in località Giaia, a scontrarsi frontalmente una macchina ed un furgone dell'ASVO SPA con 5 persone rimaste ferite. Sul posto anche l'elisoccorso del 118, oltre all'ambulanza i carabinieri e i vigili del fuoco. Uno dei feriti è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, sempre in elicottero. Il furgone è finito rovesciato a terra, sia l'uomo alla guida del mezzo ASVO rimasto
rimasto incastrato tra le lamiere che altre tre persone a bordo del furgone sono rimasti feriti e soccorsi da ambulanze su M118 provenienti da Treviso e Venezia. Ferito anche il conducente della vettura, una station wagon di colore scuro. Sul posto, come detto, i vigili del fuoco di Motta di Livenza per mettere in sicurezza l'area e i carabinieri per i rilievi di legge. Andiamo a Udine, perde il controllo dell'auto e finisce contro la pensilina dell'autobus e distrugge anche i cassonetti dell'immondizia. Miracolosamente è rimasto illeso. L'incredibile incidente avvenuto ieri sera in via Marsala, dove un automobilista che si trovava a bordo di un'utilitaria per fortuna non ha riportato ferite. L'uomo ha perso il controllo mentre percorreva l'arteria ed è finito contro i cassonetti dei rifiuti, danneggiandoli e abbattendo anche la fermata dell'autobus. L'incidente si è verificato verso le 22. Sono stati alcuni passanti in transito che hanno immediatamente chiamato i soccorsi attraverso il numero unico d'emergenza 112. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge, insieme ai sanitari del 118 con l'ambulanza. Il conducente, secondo quanto potuto accertare dagli agenti, non è per fortuna rimasto ferito. Sgomento e cordoglio a Castelfranco per la morte della 18enne in un tragico incidente di auto a Musile di Piave. Il weekend lungo di Ognissanti si è aperto nel peggiore dei modi. Un giovane lotta tra la vita e la morte. Un'altra giovane vita spezzata per un terribile incidente stradale, sgomento a Castelfranco Veneto per la morte di Giulia Zandarin, 18 anni, deceduta a seguito del sinistro, avvenuto venerdì mattina a Musile di Piave, lungo la statale 14, attorno alle 8 del mattino, poco prima della rotatoria della Fossetta. In macchina con lei vi era il fidanzato 19enne, Alberto Antonello, anche lui di Castelfranco, ora ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre. La coppia stava rientrando dopo aver trascorso la serata a Jesolo alla discoteca Kings. L'auto, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di legge, è finita fuori strada e a seguito dell'impatto contro un albero si è rovesciata andando a finire in un fossato. Alla 19enne, sottoposto ai controlli fuori dalla discoteca, era stata ritirata la patente in quanto trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. La norma prevede che in questi casi venga rilasciato un permesso per poter rientrare a casa, dopo il quale parte la sospensione per 30 giorni. Il ragazzo, al termine della serata trascorsa nel locale jesolano, si è quindi rimesso alla guida dell'auto per rientrare, ma lungo la Treviso Mare ha perso il controllo della Mercedes. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. Il PM di turno chiederà una perizia per accertare l'esatta causa del sinistro e se ci siano stati coinvolti altri veicoli. Alpinisti bloccati sulla cima dei Preti, recuperati oggi pomeriggio dopo aver trascorso la notte in quota. Allora, i particolari in questo servizio. Salvataggio in alta quota. Oggi pomeriggio due escursionisti sono stati salvati dai tecnici del soccorso alpino della stazione Valcellina. Si trovavano sulla cima dei Preti nelle Dolomiti Fiulane, ad un'altezza di 2500 metri. Si tratta di due giovani di 30 anni. Dopo aver trascorso una nottata in quota, questa mattina hanno contattato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto. Dopo la chiamata, partita dal telefono della ragazza grazie all'applicazione GeoResque, che offre un servizio di geolocalizzazione e di richieste di soccorso ai frequentatori della montagna, la pianificazione dell'intervento è stata immediata e i due sono stati salvati alle 12:50. La loro posizione è stata rintracciata grazie ai mezzi tecnici a disposizione dei soccorritori, che hanno immediatamente inviato squadre di intervento via terra, composte da membri del soccorso alpino e da vigili del fuoco, per portare generi di conforto ed abbigliamento. Solo in seguito sono potuti partire gli elisoccorso della Protezione Civile e quello del SUEM, di Pieve di Cadore, dal momento che una forte nevicata impediva ai soccorritori di raggiungere le cime del monte. Dopo essere stati lasciati dall'elicottero della Protezione Civile al Bigatto Greselin, hanno raggiunto in un'ora di cammino la vetta della cima del monte, dove si trovavano gli alpinisti, riuscendo così a riportarli sani e salvi a valle.
Paura ieri sera a Butrio, dove un uomo è stato colpito al volto da un ritorno di fiamma mentre stava accendendo la stufa. Paura ieri sera a Butrio, dove un uomo è stato colpito al volto mentre stava tentando di accendere il proprio caminetto con l'uso dell'alcol. È scattato immediatamente l'allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prelevato l'infortunato e trasportato urgentemente a Udine, dove si trova tuttora ricoverato, per fortuna fuori pericolo di vita. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di Via Poppone e dal distaccamento di Cividale che hanno domato in tempo il rogo. Le fiamme hanno intaccato soltanto il divano che è posizionato di fronte al caminetto. L'appartamento, per fortuna, non ha subito danni. Controlli straordinari delle forze dell'ordine per la notte di Halloween. Allora vediamo i particolari per quanto riguarda la zona del Veneziano. Vasta operazione di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel Veneziano nella notte di Halloween. Al lavoro polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale che hanno controllato centinaia di veicoli anche con l'ausilio dei cani antidroga. Le attività si sono protratte fino alle prime luci dell'alba del 1 novembre. Il bilancio è di 25 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e detenzione di sostanze stupefacenti. I controlli hanno permesso di sequestrare circa mezzo chilogrammo di marijuana, 200 grammi di hashish, oltre a 10 spinelli già preconfezionati. L'imponente dispositivo di sicurezza è stato finalizzato a contrastare l'andamento del fenomeno dell'abuso di alcol e delle sostanze stupefacenti, che fa sapere la questura nel corrente anno ha evidenziato un trend negativo, determinando un elevato tasso di mortalità in incidenti stradali, in un terzo dei quali l'età delle vittime era inferiore a 30 anni. L'aumento dell'incidentalità risulta molto spesso correlato allo stato di alterazione psicologica fisica dei conducenti per uso di alcol e soprattutto di sostanze stupefacenti. Apriamo allora il capitolo del maltempo. Forti piogge previste soprattutto nella fascia orientale del Friuli e la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha già dichiarato lo stato di allerta giallo. Allora i particolari in questo servizio. Dopo i giorni caldi di ottobre, novembre si presenta decisamente diverso con le prime piogge che dalla notte hanno dato il via al veloce cambiamento climatico. Per onor di cronaca, da oltre un mese comunque siamo in autunno. Il settore orientale del Friuli, in particolare, è interessato da piovaschi, al momento in forma leggera, che dalla notte dovrebbero intensificarsi. Nella giornata di domani, piogge abbondanti con probabili fenomeni temporaleschi nella Bassa Friulana, la provincia di Gorizia e la zona montana delle Giulie. Dal primo pomeriggio, però, l'ondata di maltempo dovrebbe lasciare spazio a schiarite fino a martedì, quando è previsto l'arrivo della nuova ondata. Ci colleghiamo allora con l'Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia. Oh, vedo Arturo Puccillo. Allora, Arturo, che novità ci dai per le prossime ore? Buonasera a tutti. Situazione meteorologica allora vede l'avvicinamento di un fronte che nella giornata di domani ci interesserà con piogge di tipo sciroccale, quindi cielo coperto, piogge appunto da abbondanti e intense, molto intense sulle Prealpi Giulie, possibile qualche temporale con piogge più consistenti localizzate sulla fascia orientale di pianura e costa, sia di primo mattino che poi di nuovo in serata. A metà giornata invece ci sarà qualche pausa, forse anche qualche temporanea timida schiarita. Soffierà scirocco anche sostenuto sulla costa nel corso della giornata. Temperature minime tra 12 e 13 gradi in pianura, tra 17 e 19 sulla costa, massime intorno ai 18, 17, 18 sulla pianura, fino a 20 gradi sulla costa. Temperature medie 1000 metri 10 gradi e 2000 metri 5 gradi, quindi valori abbastanza miti, nevicate a quote ben superiori a quelle normali del nostro arco montano. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, ci aspettiamo di notte prima mattina ancora residue piogge abbondanti, specie a est, con libeccio sulla costa, poi variabilità in giornata con schiarite e venti ad attenuazione. In serata nuovo peggioramento che ci porterà martedì, probabilmente ancora piogge sciroccali piuttosto intense, sostanzialmente con una distribuzione simile a quella che verificheremo nella giornata di domani. E, diciamo che poi un miglioramento tendrà a intervenire il giorno successivo, mercoledì, di nuovo con variabilità e con temperature però in lieve calo. Direi che è tutto, una buona serata.
Grazie allora ad Arturo Puccillo, ci collegheremo nei prossimi appuntamenti. Allora andiamo in Veneto, saluto l'ospite, ma soprattutto do il benvenuto a Edoardo Anese, il nostro nuovo collaboratore a Telepordenone. A voi la linea. Ecco, buonasera anche dalla redazione del Veneto, siamo in compagnia di Marco Nicodemo, avvocato. Ecco, avvocato, il tema dei processi a lungo termine continua a incombere e ecco, perché si configura come un problema? Sì, questo è un problema che ancora non si è risolto e secondo me ancora non stiamo ancora neanche cercando di risolverlo. Adesso vedremo questo governo se riuscirà a portare a termine le leggi che servirebbero per snellire questo l'iter dei processi, in quanto che il problema che abbiamo in Italia è la lunghezza dei processi, la lunghezza che durano molto a lungo e questo provoca un danno alle industrie, alle aziende, ma non solo, anche e soprattutto anche ai cittadini. Quindi bisogna avere soprattutto che cosa? Una certezza nei processi, cioè che venga prestabilita prima da una legge che un determinato processo in primo e in secondo grado venga fatto in un determinato periodo di tempo, che può essere un anno. Naturalmente anche vengano potenziati poi una serie di servizi, una serie di altri istituti che possono addirittura precedere il momento in cui si arriva in tribunale, quale per esempio la conciliazione. Istituti che devono essere adoperati maggiormente proprio per far sì di non andare a intasare i tribunali con nuove cause. Naturalmente per fare tutto questo, oltre ad avere una legislazione che favorisca questa situazione, occorre anche naturalmente avere un organico maggiore. Quindi bisogna aprire di più i concorsi, ad avere cioè più magistrati, ad avere anche più all'interno dei tribunali più funzionari, più cancellieri, in modo che si riesca così in questo modo a sopperire a queste manchevolezze. Già abbiamo avuto un passo avanti in questi anni, non possiamo non sottolinearlo, con l'invio telematico degli atti che permettono quindi agli avvocati e ai giudici di avere uno scambio molto più veloce, quindi di abbreviare i tempi. Ma tutto questo non basta perché bisogna ultimare questo tipo di leggi con delle leggi che riescano a determinare un tempo stabilito per fare i processi. Ecco, e di fatto quali potrebbero essere queste leggi per facilitare appunto i processi? Facilitare dovrebbero esserci delle leggi che ci danno, appunto, dal punto di vista normativo, i tempi in cui devono essere fatte in primo grado e in secondo grado. Non più che ci possa essere la possibilità che un primo grado possa andare avanti 2 o 3 anni, un appello, se non di più, una Cassazione, non ne parliamo, ma che ci siano quindi dei tempi certi in questi 3 livelli. Questo, dando dei tempi certi, ecco che permetterebbe anche alle aziende una maggior delle agevolazioni e sapere quanto dura una causa e quindi affrontarla o meno. Ecco, quindi il rischio va a coinvolgere anche le aziende che si trovano in una situazione di svantaggio, di fatto. Soprattutto le aziende, perché anche le aziende, un'azienda che dall'estero voglia investire in Italia, può anche essere bloccata da investimenti italiani proprio per dire non ho una certezza che la giustizia avvenga in determinati tempi con un determinato, o in un determinato periodo di tempo, ma possa protrarsi avanti anni. Quindi non so quando finisca la mia causa. Ecco, bene, ringraziamo l'avvocato Marco Nicodemo per essere stato con noi questa sera e linea che può tornare a Pordenone. Andiamo allora con il sindaco della cittadina di San Vito al Tagliamento, l'amico Antonio Di Bisceglie. Sindaco, ben ritrovato. Grazie, Le grazie pillole della direttore. settimana, Certamente, ovviamente. certamente. Credo che innanzitutto bisogna partire dalla celebrazione che avverrà domani, domenica 3 novembre, della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Noi celebriamo questa facendo anche il giro e onorando i vari caduti nei vari cimiteri e anche i cippi che ci sono nella nostra cittadina. È un momento per far sì che si conosca la storia, anche la nostra storia, anche tutti coloro i quali sono morti, si sono immolati per la patria, ma soprattutto per quella che è anche considerata la conclusione della unità nazionale. E credo anche che il momento in cui si fa comprendere come da queste
dure realtà che le nostre popolazioni hanno vissuto, beh, si sia rafforzata la necessità e la convinzione prevista nella nostra Costituzione di avere un esercito per la pace e quindi la pace come primo obiettivo per quanto riguarda anche una giornata come quella di domani, giornata dell'Unità Nazionale. Questo lo dico perché l'appuntamento è previsto alle ore 8:20 davanti al Palazzo Municipale in Piazza del Popolo. Detto questo, nella stessa giornata di domani, nel pomeriggio, questo in particolare per i genitori, ma perché possano portare i bambini, alle 16:30 all'Auditorium Centro Civico, perché parte Siparietto, parte questo Festival Internazionale di Teatro per l'Infanzia con uno spettacolo, lo spettacolo che è previsto, Le avventure di Tom Sawyer, che rientra per l'appunto in questo ciclo di spettacoli rivolto ai ragazzi, rivolto ai bambini, ma è proprio perché, come dire, è il primo appuntamento nell'ambito di questi vari appuntamenti che riguardano il teatro per l'infanzia. Questo dicevo sempre domani, domenica 3 novembre. Poi ci sarà martedì, nell'ambito di San Vito Cinema, il tanto atteso Joker. Il tanto atteso Joker, Leone d'Oro a Venezia, che sarà proiettato alle ore 21 in auditorium comunale, proprio per, come dire, la soddisfazione, se così posso dire, abbiamo avuto molte richieste di coloro i quali seguono il cinema e il cosiddetto cinema di qualità. È il film che ha avuto il Leone d'Oro a Venezia. Andiamo avanti con mercoledì. Mercoledì si conclude il ciclo di conferenze dell'associazione La Cifra, che era rivolto alla scandagliare quella che è la virtù e il valore. Si conclude mercoledì dopo aver affrontato il narcisismo, la tessitura mercoledì 6 di questa settimana prossima che entra alle ore 20:45 nella sala consiliare. Giovedì abbiamo un appuntamento, come dire, di particolare interesse, è il nuovo romanzo di Gianni Zanolin, Il senso del limite, che viene presentato alla Biblioteca Civica alle 18:30 attraverso un dialogo tra l'autore, per l'appunto Zanolin, e due commentatori, Angelo Battel e il professor Pier Vincenzo di Terlizzi. Questo nuovo romanzo che, detto agli esperti, riflette molto quello che è l'ambiente pordenonese o del Friuli occidentale, riveste sicuramente un interesse anche per chi l'ha scritto, insomma, no? Che è stato uno dei protagonisti della scena pordenonese. Andiamo poi a sabato, ecco, che ha davvero un momento di grande rilievo, perché sabato 9, si apre alle ore 16:30 la grande rassegna d'arte contemporanea Palinsesti, un appuntamento che è diventato uno di quei momenti particolarmente importanti e centrali della cultura della nostra regione, è una delle poche rassegne d'arte contemporanea di grande rilievo, di grande spessore, che ha il patrocinio dell'Università di Udine e, come dire, che si presenta quest'anno con un approfondimento, una ricerca intorno al femminismo e al modo con cui i vari artisti declinano questo tema. Appuntamento dunque per la rassegna d'arte contemporanea che si apre Palinsesti, che sarà dal 9 novembre fino al 19 gennaio nei vari siti della nostra cittadina. Sabato si apre alle ore 16:30 in Teatro Arrigoni. La giornata di sabato si concluderà con un omaggio al grande cantautore Fabrizio De André. Fabrizio De André, Volta la carta, è il titolo di questo omaggio,
alle ore 21 in teatro Arrigoni, che avrà, come dire, un riscontro di quello che è stato sicuramente una delle voci, ma non soltanto musicale, direi poetiche, e che ha segnato molte generazioni. È un omaggio a De André che ha un grande valore e che segnerà per l'appunto quella giornata, la giornata di sabato 9 novembre prossimo. Ecco, come vede direttore, sono appuntamenti, pillole di particolare significato, perché abbiamo aperto con uno di particolare importanza, che è una delle festività civili più importanti per noi, per il nostro paese, per la nostra nazione, quello di domani, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, e si conclude con un omaggio ad un grande autore, ma anche con l'apertura di una grande rassegna d'arte contemporanea che è incentrata su uno dei temi che sono anche al centro oggi della nostra riflessione, ma anche di quello che vuole essere sempre l'affermazione dei diritti delle donne. Sindaco, grazie. Allora ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Antonio Di Bisceglie, è sindaco di San Vito al Tagliamento. Grazie ancora per essere stato con noi. Questa mattina i carabinieri della stazione di Caneva e del nucleo operativo e radiomobile di Sacile sono intervenuti all'ufficio postale di Caneva in via Marconi 26, dove questa notte ignoti avevano cercato di manomettere lo sportello postamati. I malfattori avrebbero agito nel corso della notte effettuando un prelievo strumentale atto insomma a tenere aperto il vano da cui poi fuoriescono i contanti per introdurvi attrezzature idonea per la manomissione o distruzione del deposito. Rilevati solo danni di lieve entità alla struttura, effettuato il sopralluogo e rilievi tecnici da parte dei militari dell'aliquota operativa. Alle 4 precedenti, nella vicino Cordignano, quindi siamo in provincia di Treviso in Piazza Italia, ignoti attraverso miscela ossiacetilenica avevano provocato detonazione allo sportello del bancomat, prelevandone il contenuto in banconote di vario taglio. Non si esclude possa trattarsi dunque della stessa banda di criminali. Banda del Bancomat in azione anche a buia, sempre nella notte. Allora vediamo come è andata in questa occasione. La banda del Bancomat in azione nella notte allo sportello automatico della filiale di Buia della Banca di Cividale. Il tutto verso le 4 del mattino, quando i malviventi hanno preso di mira l'istituto di credito che si trova lungo la strada provinciale. Al momento dell'assalto però è scattato l'allarme e sul posto è giunta una pattuglia della vigilanza privata insieme ai carabinieri. I malviventi hanno utilizzato come ariete una piccola utilitaria rubata in una concessionaria poco distante e hanno mandato in pezzi la vetrata e sono riusciti ad entrare. Una volta all'interno hanno fatto esplodere lo sportello. Da quanto si è potuto sapere, non sono riusciti a rubare le banconote. In corso le indagini di polizia giudiziaria, anche utilizzando le immagini della videosorveglianza per risalire agli eventuali autori. I danni comunque sono ingenti. Assalto bancomat nella notte anche a Caorle, ma il colpo non va a buon fine. I ladri infatti hanno cercato di assaltare lo sportello della banca a Monte dei Paschi di Siena. In via Roma siamo in pieno centro, i malviventi sono entrati in azione attorno alle 5 di questa mattina, fallendo di fatto il tentativo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Caorle che hanno dato il via all'indagine, decine i residenti che sono stati svegliati di soprassalto. La capienza è di 150 persone, ma la festa sono più di 1000, nei guai un gestore di una discoteca che si trova nell'Interland udinese. Blitz dei carabinieri della compagnia di Udine nella notte di Halloween in una nota discoteca alla periferia del capoluogo friulano, dove era in corso una festa. L'attività è stata disposta dagli stessi carabinieri per reprimere e prevenire spaccio e consumo di stupefacenti e per far rispettare le norme che riguardano i locali pubblici e di aggregazione, in particolare dei minori. Una ventina di carabinieri impegnati, coordinati dai colleghi della stazione di Faletto. A loro supporto il nucleo cinofili di Bologna con 3 unità. Sul posto anche 2 ispettori del lavoro in borghese personale della divisione amministrativa della Polizia di Stato presso la Questura di Udine. Il locale, secondo la norma, può accogliere 150 persone, invece i carabinieri ne hanno contate più di 1000, 200 in particolare sono state anche identificate. Sono stati tutti contati nel piazzale esterno del locale, in un luogo che è stato transennato. Al posto sono arrivati anche molti dei genitori minori presenti all'interno del locale.
Da una perquisizione interna poi sono stati trovati 22 grammi di marijuana suddivisa in dosi, abbandonata da ignoti, un grammo di hashish per cui si procede a carico di ignoti. Gli ispettori hanno trovato anche un giovane all'interno del locale che era impegnato come assistente non in regola. Al titolare è scattato il segnalamento a livello penale e amministrativo alla Procura di Udine. Ora il questore provvederà alla sospensione della licenza del locale, viste le violazioni riscontrate, in particolare sul numero di persone presenti all'interno, mentre su un eventuale sequestro dovrà esprimersi l'autorità giudiziaria competente. Se una prestazione regolarmente prescritta non verrà assicurata entro i tempi stabiliti, il cittadino potrà rivolgersi all'azienda inadempiente, avendo il diritto al rimborso delle spese sostenute. Al contempo, i vertici delle aziende stesse non si vedranno riconosciute le retribuzioni nelle parti variabili e saranno passibili di risoluzione contrattuale. Si inaugura così una nuova stagione nella quale non sarà più il cittadino ad doversi adeguare al servizio sanitario, ma al contrario, toccherà al sistema pubblico rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze del territorio. Queste le principali novità contenute nel piano regionale per il governo delle liste d'attesa, ovviamente parlando di sanità, adottato dalla regione su indicazione del vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, a conclusione di un percorso di condivisione con gli stakeholders, cioè quindi con i portatori di interesse del Friuli Venezia Giulia. Le aziende sanitarie e gli IRCCS avranno ora 60 giorni di tempo per dotarsi di un nuovo programma attuativo aziendale per aggiornare quello in vigore. Sicuramente una buona notizia, vedremo poi nel concreto se sarà così. Andiamo invece con un altro dottore, ma ci parla sotto la veste di assessore alla cultura del comune di Pordenone, il dottor Pietro Tropeano. Assessore, ben ritrovato. Grazie, grazie, grazie direttore. Grazie direttore, un saluto ai nostri telespettatori. Parliamo di novità, ma parliamo anche di primi bilanci, ad esempio il primo bilancio della mostra Il Rinascimento oggi, a Pordenone. Sì, grazie, grazie direttore, ma certamente oggi abbiamo fatto il primo record, se possibile. Oggi abbiamo avuto un afflusso importante e abbiamo superato quello dei giorni scorsi. Io sono stato lì fino alle ore 6, fino alle 18, e alle 18 da stamani erano arrivati circa 350 persone, quindi 350 visitatori alle 18 è un bel record. Ieri avevamo fatto 300, oggi facciamo 350, quindi direi che stiamo andando molto bene. Siamo molto contenti, ma soprattutto chi vede la mostra è molto contento. Una mostra, come ho detto, di livello internazionale, una mostra che ci sta dando tante soddisfazioni da tutti i punti di vista, una mostra che viene vista non solo da pordenonesi e dalla provincia di Pordenone, ma vengono un po' da tutta la regione e anche da fuori. C'è stata una comitiva di Spital che è venuta nei giorni scorsi, oltre 40 persone che hanno avuto modo di vedere la mostra. I gruppi organizzati stanno cominciando a fluire. Ieri sono stato proprio con un gruppo organizzato del Rotary Club di Pordenone assieme alla professoressa Caterina Furlan. Abbiamo fatto un bel giro in mostra e sono rimasti veramente estasiati. Una sorpresa che io vi annuncio in diretta e mi sembra giusto farlo: la prossima settimana verosimilmente arriveranno in mostra a completare quello che è il pool delle opere altre due importanti opere. Si tratta di un'opera del Parmigianino e di un'opera di Sebastiano dal Piombo. Arriveranno direttamente dal Museo Nazionale di Capodimonte e credo che con questo veramente siamo al top per quanto riguarda l'esposizione sul Rinascimento italiano. Ci sono tutti i più grandi autori del Rinascimento, ma soprattutto quello che spicca e quello che era il nostro obiettivo era di far vedere come il Pordenone, il nostro Giovanni Antonio De Sacks, è il protagonista assoluto all'interno di questa mostra di eccellenze del Rinascimento. Beh, mi sembra ne vale sicuramente la pena andare a visitare questa mostra che ricordiamo è aperta. Ripetiamo gli orari, ripetiamo gli orari. Gli orari sono: domani sarà continuato come era oggi dalle 10 alle ore 19, quindi i sabati e le domeniche sono dalle 10 alle 19, mentre dal martedì
al venerdì il pomeriggio dalle 15 alle 19. Ricordiamo che le mattine sono aperte ai gruppi organizzati, alle scolaresche e alle associazioni, quindi ce n'è un po'. Dove andiamo, assessore, a visitare questa mostra? A Pordenone dove? Andiamo esattamente a Villa Galvani, andiamo nella sede della Galleria di Parco Galvani, Galleria d'Arte Contemporanea, e poi andiamo anche al Museo Civico, quindi ci sono due sedi di mostre. La parte più importante, diciamo quella dei Parco Galvani, Villa Galvani in Viale Dante, mentre l'altra parte, il Museo Civico, c'è la parte anche molto bella, anche rivista, perché abbiamo restaurato e riallestito tutto il piano del Pordenone, quindi vi invito assolutamente, chi non l'avesse ancora fatto, a venire. C'è comunque tempo fino a febbraio, fino alla prima settimana di febbraio, ma avete tempo anche di rivederla. Assessore, Pordenone invece non dimentica, 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, vengono a proposte diverse assolutamente iniziative. Sì, un altro grande evento di questo novembre di cultura è le memorie dal muro a 30 anni dalla caduta. Il muro di Berlino cadde proprio il 9 novembre del 1989, il 9 novembre a 30 anni dalla caduta, noi inaugureremo il primo degli eventi che seguirà un po' questo ciclo di eventi. Sarà una grande mostra fatta in collaborazione col CRAF Friuli Venezia Giulia. Ci saranno artisti praticamente della nostra regione, come Toni Nicolini e tanti altri, che esporranno. Saranno oltre 50 opere e il curatore di questa mostra è il professor Eraldo Affinati, che sarà presente, e la collaborazione, oltre che del CRAF, naturalmente è stata di Pordenone Legge. Un altro evento molto importante che vi segnalo, ma avremo modo, direttore, di parlarne, certo, è un bellissimo spettacolo teatrale che sarà al Concordia il 22 di novembre, dal titolo Il Muro, di due bravissimi attori che sono Marco Cortesi e Mara Moschini, che raccontano in un'ora e mezza intensa, vissuta e emozionante, tutto quello che è successo in Germania dall'epoca della costruzione del muro fino a quando è caduto il muro. Assolutamente da non perdere, perché ha girato l'Italia, quindi anche Pordenone vede questo bellissimo evento. Naturalmente, assieme a tutto questo, ci sono le associazioni di Pordenone che hanno voluto regalarci tanti eventi, altri eventi, un altro spettacolo teatrale, gli Amici della Cultura, l'Associazione Italia-Russia, l'Associazione CEM che ci fa uno spettacolo musicale proprio sulla caduta del muro di Berlino. E poi naturalmente avremo altri eventi, che certo, sono gli spettacoli cinematografici. Ma magari quelli magari... Cinema Zero, che collabora attivamente anche con noi, ha voluto fare una serie di cortometraggi proprio sulla caduta del muro, che inizieranno il giorno precedente alla mostra, cioè l'8 di novembre. Quindi un grandissimo insieme di eventi che comunque avremo modo di ripetere e di riportare all'attenzione dei nostri telespettatori. Assessore, allora grazie ancora e ai prossimi appuntamenti. Grazie, grazie, grazie a lei, direttore, e un saluto al pubblico che ci ascolta. Pietro Topeano, assessore del comune di Pordenone, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Essere 3.0, incontri e consulenze gratuite per diventare cittadini digitali, progetto di comune università dall'11 novembre al 13 dicembre, mini corsi assistenza personalizzata per chi non è pratico e desidera imparare le operazioni online di tutti i giorni, dai servizi bancari alle pratiche IMSS. Il servizio e poi un assessore del comune di Cordenons. Dagli acquisti online ai servizi bancari sono sempre più numerose le pratiche quotidiane che il cittadino svolge online e con gli strumenti digitali. Per questo a Pordenone è nato il progetto Essere 3.0, un ciclo di consulenze e incontri totalmente gratuiti, aperti a tutti, per spiegare a chi non è avvezzo come svolgere le operazioni informatiche utili nella vita di tutti i giorni. L'iniziativa è organizzata da Università e Comune di Pordenone, che lo ha finanziata con 37.000 euro. Gli insegnanti dei cittadini saranno gli studenti universitari coordinati dalla docente Antonella
da Varesano, due i tronconi in cui si divide la formazione. Il catalogo dedicato al one to many, cioè lezioni d'aula di circa 50 minuti, sono dedicate alle persone che hanno già delle competenze informatiche e che vogliono approfondirle. Questo significa poter parlare di fake news, poter parlare di file di Word, Excel, poter parlare di tutto quello che è la progettazione di siti web, insomma qualcuno che ha delle competenze e vuole svilupparle. Mentre invece il catalogo più semplice, il catalogo one to one, che è dedicato a delle persone direttamente, degli aiuti diretti, sono degli incontri singoli di 30 minuti dove le persone che non hanno nessuna competenza del digitale possono affrontare dei temi più semplici, come fare alcuni documenti per le pubbliche amministrazioni, affrontare di farlo speed, i documenti per l'INPS, l'home banking. Il fitto calendario di incontri formativi si tiene dall'11 novembre al 13 dicembre a Palazzo Badini in Piazza Cavour e al Consorzio Universitario di Via Prosecco. Un progetto che potrà essere replicato nel tempo? Verrà replicato, questa è la prima fase, quella di partenza. Noi abbiamo incontrato gli studenti e il professore che li ha seguiti proprio per capire come partire. Faremo questa prima fase che servirà appunto a formare una prima ondata di persone. Nel 2020 verrà replicata e continuerà anche successivamente per associazioni, gruppi o anche singole persone. Ovviamente ci rivolgiamo a chi? Ci rivolgiamo a persone, quindi ai meno giovani, che probabilmente sono quelli che hanno più deficit nella conoscenza di questi sistemi. E ovviamente io invito tutti a partecipare, perché si tratta di incontri o uno a uno oppure gruppi, seminari con più persone, ma permetteranno probabilmente di rendere la vita molto più facile. Il progetto rafforza il legame tra la città e la sua università. I vari interventi formativi, le varie consulenze gratuite verranno tenute direttamente da studenti dei vari corsi di laurea e quindi si rapporteranno con una fascia d'età completamente diversa dalla loro e le persone avranno la possibilità di capire anche quanto è importante un polo universitario a disposizione del territorio. Per aderire si può chiamare lo 0434 169 7294. Disponibile anche il sito essere3.0.it. Queste dunque le notizie che ci arrivano da Pordenone. Andiamo nella vicina Cordenons. Salutiamo e diamo il ben ritrovato all'assessore Lucia Buna. Assessore, ben ritrovata. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Due gli argomenti oggi, allora io direi cominciamo con la sicurezza, perché certo, i cittadini in questo periodo ovviamente chiedono delle risposte alle varie amministrazioni comunali. Abbiamo avuto il cambio dell'ora, abbiamo avuto anche queste notizie, assalto ai bancomat, ancora ladri nelle abitazioni. Ecco, che consigli innanzitutto possiamo dare ai cittadini, ma la presenza delle forze dell'ordine sul territorio in che livelli viene declinata, assessore? Beh, certo, in questo periodo appunto la soglia di attenzione è maggiore proprio perché il cambio dell'orario fa sì che sia più propensa anche il fatto che ci siano delle intrusioni nelle case, e noi non siamo stati da meno a Cordenons. Infatti una settimana fa, 10 giorni, abbiamo avuto diverse situazioni del genere. La nostra polizia municipale è presente e da quest'anno, come sapete, la possiamo avere nelle nostre strade anche fino a 1 di notte, quindi un grande traguardo per Cordenons, che prima non poteva vantare nonostante fosse una cittadina di 20.000 abitanti e con un territorio che è vasto, perché ha 56 km quadrati. Di della provincia. Esatto, esatto. E non da meno le strade che vengono anche percorse dalla Polizia Municipale sono anche quelle diciamo di servizio, che possono essere i magredi, perché anche lì abbiamo dei casi, insomma, da tenere sotto controllo, quelli magari più verso l'estate, però anche nel periodo invernale c'è particolare attenzione anche su queste zone, perché si concentrano magari situazioni non poco piacevoli. E mentre in città, grazie appunto a questa convenzione che ha permesso di rafforzare Cordenons, anche durante la festa delle zucche che si è appena conclusa, abbiamo potuto avere il supporto delle forze di Pordenone. Quindi c'è questo connubio
che si sta rilevando veramente importante è il comandante, il dottor Olivotto, e il nostro comandante, il dottor Rorato, puntualmente ci relazionano su quanto accade durante la settimana. Quindi anche per noi amministratori è molto importante sapere quello che accade e quello che hanno anche intenzione di mettere in pratica nei prossimi mesi. Quindi la presenza sicuramente di pattuglie anche nel periodo diurno di postazione, che permetterà, come una settimana fa, di poter trovare anche situazioni di contravvenzione, insomma, molto elevate, come la mancanza della patente da molto, l'assicurazione. Si mette alla guida magari dopo aver bevuto anche durante la giornata, non solo alla sera. E quindi siamo soddisfatti di questa attività, e quindi penso che andremo avanti per questa direzione. Certo. Ecco. Assessore, novità invece importante anche sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti. L'abbiamo chiamata mini rivoluzione. Che cosa succederà dai primi, diciamo, giorni o mesi del nuovo anno? Certo, chiediamo un contributo da parte dei cittadini, contributo nel senso un'attenzione particolare al nostro ambiente. Cordenons e quindi l'amministrazione tutta ci tiene a poter essere presente e quindi rappresentare la volontà di avere un ambiente sano, e anche attraverso le piccole azioni. Le piccole azioni in che cosa consistono? Dal prossimo anno chiediamo di suddividere ai cittadini la carta dalle lattine e dalla plastica, quindi verrà consegnato loro un bidoncino di circa 50 litri, dove potranno raccogliere la carta, perché la carta è considerata un materiale nobile e quindi anche nel momento in cui va portato negli impianti di riciclo, se il materiale è pulito, l'introito che il comune può, di conseguenza non il comune ma il gestore, quindi GEA, è maggiore. E di conseguenza, avendo un introito maggiore, anche le tasse potrebbero diminuire. Anzi, i conti che sono stati fatti in questi mesi attraverso il gestore e attraverso l'amministrazione hanno evidenziato che questo porterà un vantaggio a tutti i cittadini. E quindi un duplice vantaggio, sia a livello di ambiente, perché comunque la normativa lo richiederà nei prossimi mesi, di poter avere un materiale sempre più pulito, e questo lo si può avere solo se nelle proprie case viene fatta una raccolta differenziata corretta. Quindi sicuramente chiediamo un impegno, però è un impegno per tutti, è un impegno per il futuro. Poi questa mini rivoluzione, come lei l'ha chiamata, direttore, potrà anche avrà un significato, perché permetterà di ottenere questo risultato. I cittadini adesso si lamentano un po' perché la Tari non è ancora diminuita, eccetera, ma ci stiamo lavorando. Tra l'altro siamo comunque il terzo comune attualmente, con questi costi, ad avere la Tari più bassa in provincia di Pordenone. Quindi ci stiamo lavorando e manteniamo sempre alta la soglia e l'attenzione, perché i cittadini purtroppo con queste tasse, tra l'acqua e tra i rifiuti, incombono, insomma, certo, situazioni anche... Già il periodo dell'economia non è brillante, certo. Si mette anche la pressione fiscale, giustamente. Sì, non è vero che noi non vogliamo essere attenti a questa tassa, che sicuramente... Certo. Ha degli effetti nelle famiglie. Sono sicuro però che i cordenonesi risponderanno in maniera egregia a questo tipo di rivoluzione, staremo a vedere. Mi auguro di sì, anche perché i cordenonesi ci tengono molto, sì, al proprio territorio, sia a livello magredile, perché abbiamo un'associazione, l'Associazione Naturalistica Cordenonese, che vanta più di 25 anni sul territorio, e me la sento anche un po' mia, perché
è sempre attenta a tutte le situazioni che si creano sul territorio di disagi mm-hmm. e di degradi, ma anche gli stessi cittadini, perché la sensibilità si è molto elevata e sono, quando ci sono dei degradi nel territorio, puntualmente fanno le segnalazioni, e questo è sintomo di attenzione e di volontà di avere le proprie strade, la propria città pulita. Quindi l'impegno dell'amministrazione è massimo, lo stiamo mettendo in campo sempre con gli AVE, gli ausiliari di vigilanza ecologica, che puntualmente percorrono le strade, e quando trovano queste situazioni, ahimè, a volte è necessario anche provvedere con una sanzione. Però l'obiettivo principale è quello di istruire, di sensibilizzare. Questo è il nostro obiettivo. Ne parleremo ancora, allora, grazie all'amica assessore del Comune di Cordenone, Lucia Buna. Grazie ancora per essere stata con noi, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Andiamo a Udine, vedo l'ospite di Omar Costantini che dovrebbe essere con noi. A voi la linea. È arrivata in studio Simona Liguori per parlare della riforma sanitaria. Proprio il 31 ottobre c'è stata la commissione a Trieste. Allora, cosa è emerso, consigliera? Omar, buonasera, grazie di questo invito. Sono emersi soprattutto 5 punti sui quali noi come cittadini vigileremo naturalmente in aula, presenteremo una serie di emendamenti in modo tale che le scelte della maggioranza non impatteranno in maniera molto pesante sia sui pazienti che sui lavoratori della sanità. Senta, ci sono problemi, d'altronde non lo scopriamo purtroppo oggi, no? Però ci sono problemi per mettere in pratica, no, questa riforma sanitaria, che purtroppo ogni volta, ogni giorno trova qualche ostacolo in corso d'opera. Probabilmente siamo una regione, Omar, che ha vissuto troppe riforme della sanità. Non è possibile che appena arriva un nuovo colore, una nuova giunta, debba totalmente riformare quello che è stato fatto dalle giunte precedenti, che comunque sono scelte che vengono fatte naturalmente in buona fede, che vanno comunque limate, ricollocate, rimodulate coi bisogni di salute che naturalmente cambiano nel corso degli anni. Non buttiamo però via tutto quello che è stato fatto, ma, come dire, manteniamo comunque presente che le persone tutte queste riforme non le comprendono, perché intanto, e poi appena mi darai il tempo di elencarli, ti dirò quali sono i punti che sono quelli più dolenti della nostra sanità, che rimangono nonostante la riforma Riccardi. Chiaro. Senta, visto che non abbiamo tanto tempo a disposizione, ci vuol dire almeno quali sono i punti fondamentali che voi, diciamo, contestate all'attuale assessore regionale? Certo, i punti fondamentali, Omar, sono innanzitutto le liste d'attesa. Basta fughe per la salute dalla nostra regione. Troppi cittadini escono dal Friuli Venezia Giulia per cercare delle località, naturalmente delle stazioni sanitarie, dove fare esami e visite specialistiche. Il secondo punto è la mancanza di medici di famiglia che vanno in pensione, medici specialisti che non ci sono. Non dimentichiamo la sofferenza degli infermieri della centrale operativa di Palmanova, in cui l'80% hanno chiesto di essere trasferiti. Terzo è il problema naturalmente degli ospedali. Nella riforma Riccardi non c'è un rigo sull'ospedale di Cividale, e anche non si legge niente del super ospedale di Palmanova, che era stato promesso da Riccardi al Consiglio regionale quando ha chiuso il punto nascita. Quarto è l'ospedale civile di Udine, il Santa Maria della Misericordia, che non ha più il reparto post acuti, 700 ricoveri all'anno di persone fragili e con malattie croniche che non sapremo dove verranno accolte, stante la grave criticità in cui sono le medicine. Basta entrare e vedere che cosa c'è appunto nei reparti. E quinto sono le cure distrettuali. Nella riforma Riccardi il distretto non eroga più assistenza diretta. Vengono erogate queste cure distrettuali da parte di un terzo ente, probabilmente esternalizzate a privati. Il modello che è appunto l'infermiere di comunità, che il Friuli ha esportato in tutta l'Italia, non sapremo che fine farà. Questi sono solo 5 punti, chiaramente abbiamo detto il tempo a disposizione è stretto, ce ne sarebbero ore e ore per capire meglio quello che è la riforma sanitaria. E prima di passare la linea a Pordenone dico questo: io mi auguro soltanto che la politica faccia la politica e non gli interessi. Qui chiudo, grazie all'ospite, linea a Pordenone. Andiamo con un altro ospite, abbiamo l'amico Stefano Santarossa, Più Europa, ingegnere, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi. Commentiamo il post-voto, no? Post-voto soprattutto in Umbria, la chiamiamo di
disfatta, sconfitta di questo esperimento civico tra 5 Stelle e PD, o secondo lei questo esperimento potrebbe portare ad un qualcosa di positivo e propositivo nel futuro? Mi sembra che gli italiani non hanno creduto, almeno gli elettori dell'Umbria, su questo accordo, che di fatto ha visto una continuità del primo ministro, no? Perché con l'impossibilità tra l'altro di sconfessare parte dell'operato del governo precedente. Quindi il fardello di questo governo è, dal punto di vista dei conti economici, adesso vediamo che stanno cercando di far quadrato su una finanziaria, ma ogni giorno tolgono, mettono, e di fatto si vede che non c'è una linea comune. Rispetto a questo ci sono due aspetti che più volte abbiamo rimarcato insieme: il dato di quota 100, che praticamente determina uno sbilancio della situazione, e il reddito di cittadinanza. Questi due aspetti, chiaramente per volere del Movimento 5 Stelle, non si possono toccare. Allora ho cercato prima di toccare, adesso pare, le auto aziendali, no? Quindi tassando i dipendenti e le imprese, andando contro di fatto a quello che invece è la necessità di dare ossigeno alle imprese, e parlare di riprese economiche in un periodo invece che è caratterizzato da una stagnazione. E dall'altra nei NIET, da una parte e dall'altra, che di fatto mostrano un governo bloccato come lo era quello precedente, con l'aggravante che anche sui temi che dovrebbero vedere questo governo dare una risposta, parlo dell'immigrazione, non riescono a farlo, perché Di Maio fa un passo indietro, il PD cerca quindi delle risposte, e vediamo una cosa, abbiamo visto una cosa allucinante, cioè l'attendere il voto per poter liberare quel centinaio di immigrati che erano sulla nave. Come è cambiata, secondo lei, ingegnere, la politica proprio nella gestione migratoria? Abbiamo visto un Salvini che addirittura blindava i porti, in Italia non si entra, e questo governo invece, con tra altre cose il prefetto di Milano, no, che vede a capo, no, al Ministero dell'Interno. Il dato è che non è cambiato nulla, non è cambiato nulla, nel senso che non è possibile, l'ho detto bene nei giorni scorsi Emma Bonino, continuare a fare accordi con la Libia, continuare a fare accordi con uno Stato che di fatto ha fatto in modo che quelli che tornavano in Libia venissero comunque incarcerati, e d'altra parte l'Europa incapace negli anni scorsi di cercare di aiutare la Turchia di prendere una strada democratica, ha invece finanziato e foraggiato Erdogan, e vediamo con quale risultato. Ricordiamo che qualche anno fa c'era la possibilità di un'indicazione di un governo con a capo una donna in Turchia. Oggi abbiamo visto i passi indietro. Quindi noi dicevamo Turchia nell'Unione Europea nel momento in cui c'era la possibilità che quella fosse una via per far vincere la democrazia e la libertà all'interno di quella realtà, invece che la conservazione e purtroppo il ritornare invece di vecchie limitazioni dettate dalla religione, soprattutto dall'ignoranza e dall'assolutismo, in questo caso, cioè della violazione di tutti i diritti umani. E rispetto a questo il bilancio è davvero preoccupante. Chi pensava che dare una risposta con un governo di questo genere servisse a bloccare l'ascesa di Salvini dovrà rendersi conto, e si rende conto invece che i risultati sono esattamente l'opposto, con il rischio quindi di ritrovarcelo fra qualche mese al massimo fra un anno, quando invece c'era una possibilità perché il dato economico che abbiamo è proprio dovuto alle scelte fatte da quest'ultimo due anni, un anno e mezzo del governo 5 Stelle Salvini, e adesso a pagarne le conseguenze è questo governo.
Ecco, questo è il dato sconcertante, certo. Il dato che quindi chi come Mavonino non ha voluto dare la fiducia a questo governo forse aveva visto lungo, aveva già previsto quello che oggi sta accadendo. Certo. Ingegnere, grazie, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Stefano Santarossa, Più Europa, grazie per essere stato con noi. Blitz della Guardia Costiera a Eraclea, sequestrati 10.000 metri cubi di rifiuti in un'area di 3.500 metri quadrati. Il servizio. I militari della Guardia Costiera di Caorle e Jesolo, congiuntamente al personale tecnico dell'ARPA, hanno proceduto a porre sotto sequestro penale una vastissima area dedicata allo stoccaggio di rifiuti provenienti da smaltimenti edili a Eraclea. Secondo gli inquirenti, la gestione dei rifiuti condotta dall'azienda avveniva in maniera difforme a quanto disposto dalle vigenti norme in materia ambientale. Il blitz è avvenuto nelle scorse ore dopo un'attività investigativa messa in atto nei giorni. Permeabilizzazione del suolo, la Guardia Costiera ha sequestrato oltre 10.000 metri cubi di materiali, risultati accumulati contestando un'attività di gestione dei rifiuti svolta in maniera illecita. Nel corso dell'operazione ambientale, i militari hanno posto sotto sequestro penale anche diverse centinaia di litri di oli esausti, custoditi in maniera tale da poter arrecare pregiudizi al suolo. Gli accertamenti di polizia ambientale condotti in loco si sono conclusi con il prelevamento di campioni finalizzati a scongiurare la presenza di fibra di amianto nei frammenti di fibrocemento rinvenuti e a definire la corretta operazione di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Dopo una pausa di 2 settimane dovuta ad impegni familiari è tornato qui l'amico Nazario Mazzotti, SPI CGL del Friuli Occidentale, per parlarci dell'avvertenza dei temi che oppongono i pensionati di CGL, CISL e UIL alle scelte del governo. Allora, ben ritrovato Nazario Mazzotti e andiamo insomma nel cuore della notizia, prego. Ben trovati a tutte e a tutti. Ricorderete che a fine 2018 l'allora governo scelse di continuare ad alleggerire la rivalutazione annuale delle pensioni di importo lordo oltre 3 volte la minima, 513 euro nel 2019. Calpestando quelle che erano state le precedenti intese anche per il triennio 2019-2021 con i conseguenti conguagli negativi, già che le rate del primo trimestre erano già state pagate con la rivalutazione corretta. Non erano pochi spiccioli, come ebbe a dire l'allora Presidente del Consiglio, ma sono ben 44 miliardi tolti ai pensionati dal 2012 in qua. L'attuale governo ha scelto di proseguire con il meccanismo penalizzante introdotto a fine 2018 dal precedente, confermandolo anche per il 2020-2021, con l'unica variante di rivalutare al 100% anziché al 97% anche le pensioni con importo attuale compreso tra 3 e 4 volte la minima, cioè tra 1.539 e 2.052 euro lordi. Possiamo dire che questa può essere letta come una provocazione per i circa 2.800.000 pensionati che si collocano in questa fascia, perché il misero beneficio in più è di circa 25 centesimi al mese, pari a 3 euro all'anno. Le richieste dei sindacati sono ben note al governo e prevedono tra l'altro 3 gruppi di questioni. Il primo, il ripristino della miglior rivalutazione che vigeva fino al 2011 e che in base agli accordi firmati e alle conseguenti norme di legge doveva tornare già dal 1 gennaio 2019, ma così non è stato. Secondo, la ricostituzione graduale del valore delle pensioni penalizzate dal blocco del 2012 e 2013. Terzo, l'estensione della 14ª a tutte le pensioni di importo lordo fino a 1.200 euro. Oggi siamo a 1.000 euro. Il quarto punto è una seria lotta all'evasione. In notizie di questi giorni
il professor Quattrelli ci dice che siamo arrivati a 130 miliardi di euro l'anno e forse più, non ai 109 quantificati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi meno la richiesta e meno tasse anche per i pensionati, quelli che pagano più di tutti, ma per ora non c'è nulla nel disegno di legge finanziaria per il prossimo anno. Quindi, poi più risorse per il sistema sanitario nazionale, via i super ticket per consentire a tutti di curarsi. E ricordo che proprio qui in Friuli Venezia Giulia è la regione dove per la sanità si spende di più di tasca propria, quello che si chiama out of pocket, no? Per curarsi. E infine una richiesta di valore, una legge nazionale sulla non autosufficienza per rispondere all'emergenza di 3 milioni di persone non autosufficienti e delle loro famiglie. Quindi i sindacati confederali a fronte di queste posizioni hanno reagito con una raccolta di firme a sostegno della richiesta di una legge sulla non autosufficienza. Si può firmare presso tutte le nostre sedi e anche ai banchetti organizzati presso i mercati e con una manifestazione nazionale indetta per sabato 16 novembre al Circo Massimo a Roma. Per queste iniziative di mobilitazione e di lotta la macchina è già in movimento. Le ultime notizie ci dicono che il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha convocato i sindacati per lunedì 4 novembre proprio su queste questioni. Vedremo cosa metterà sul tavolo ed agiremo di conseguenza. È chiaro che in assenza di novità sostanziali le iniziative delle proteste già avviate resteranno confermate, se del caso intensificate. In ogni caso vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Grazie, buona serata. Sono sicuro, allora grazie all'amico Nazario Mazzotti, Spi CGL del Friuli Occidentale. Lascio allora per chiudere questa prima parte la linea al collega della redazione del Veneto, poi andremo ascoltare tutte le notizie che arrivano dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Non perdete poi il dopo telegiornale con l'attualità, anzi con la storia, perché si parlerà di campi di concentramento in Civico 37. Poi l'attualità insomma sarà a portata di mano come sempre. Domani torna allo sport a partire dalle 14.45 circa con GP Giovanni Pacore, poi gran finale in serata con Sport Nord-Est, lo sport insomma che riguarderà a 360 gradi il calcio, il basket, la pallavolo e chi più ne ha più ne metta. Buona domenica a tutti e noi con l'informazione ci rivediamo lunedì. Grazie ad Alberto per averci lasciato la linea. Siamo adesso in compagnia di Lorenzo Tummino, delegato sindacale FIM CISL. Ecco, delegato, il problema del calo dei posti in Italia è un problema serio che va affrontato e grava sugli imprenditori, ma non solo. Certo, buonasera a tutti. Sì, allora i dati ISTA sono di 60.000 posti in meno. Diciamo che a noi non preoccupa tantissimo questo calo, perché se togliamo gli stagionali che comunque hanno terminato la loro attività lavorativa e quindi risultano non occupati, il calo è molto ridimensionato. A noi preoccupa un aumento costante delle ore di cassa integrazione in Friuli, in Veneto orientale, ormai da febbraio ad oggi. E le previsioni non sono buone perché delle grosse aziende in Friuli orientale e in Veneto purtroppo hanno confermato che queste ore di cassa integrazione comunque continueranno anche nell'anno nuovo. In questo si aggiunge anche il settore auto che non sta tirando come dovrebbe e la locomotiva tedesca, per cui lavorano gran parte delle nostre industrie qui nel nord Italia, quindi le esportazioni e dove ci sono state comunque le innovazioni più grandi, dicono già che ci saranno comunque delle frenate a gennaio-febbraio. Quindi si prevede, si spera di no, ma una primavera abbastanza calda per quanto riguarda l'occupazione. Questo è il primo dato che a noi preoccupa. In tutto questo marasma e insicurezza, il sindacato si appresta con l'impresa a rinnovare il contratto nazionale metalmeccanico. Le richieste dei sindacati sono molto distanti dall'offerta degli industriali, quindi andremo avanti sicuramente una primavera calda, si spera il più velocemente possibile di trovare una soluzione, perché tutti vogliono evitare comunque lo sciopero che, per quanto riguarda la FIM CISL e la CISL, è sempre l'ultima opzione, insomma l'estrema ratio. Ecco, altro problema che penso che vada a gravare su questo fattore penso sia legato alle fake news, soprattutto fake news legate ai dati. Esatto, questo a noi preoccupa perché lo stiamo denunciando a tutti i livelli, quindi sia a livello imprenditoriale, a livello sociale, a livello politico. Purtroppo
si usano delle false informazioni che vengono divulgate attraverso i social in milioni e milioni di condivisioni, e chiaramente questo crea false informazioni, falsa percezione a quello, per quanto riguarda i cittadini su qualsiasi tema. Questo è molto pericoloso, perché io dico sempre una frase che dovrebbe rimanere impressa: nell'era dell'informazione l'ignoranza non è una condizione, è una scelta. Io sempre dico a tutti, prima di condividere qualcosa o di prendere per vera una notizia, informiamoci, perché in internet le informazioni si trovano su qualsiasi cosa. È molto importante questo. Ecco, allora ringraziamo Lorenzo Tummino per essere stato con noi stasera, e linea che può tornare a Pordenone. Grazie a voi, buona serata. Bene, ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. L'informazione continua su TPN, treno dei servizi. Una Fiera dei Santi che passerà alla storia come sold out. Nei primi due dei quattro giorni previsti, moltissime le persone che hanno visitato sin dall'inaugurazione l'evento, che ogni anno attrae da tutta la regione, vicini compresi. 31 ottobre, festa del Friuli, tantissime le persone che si sono riversate lungo le strade di Rivignano per degustare e partecipare alla festa con i fuochi d'artificio che hanno condito ancora di più il sapore particolare. Sold out si è ripetuto nella giornata del 1 novembre, che per tutto il giorno ha visto affluire oltre 100.000 persone nella cittadina rivierasca del Friuli. Chiaramente soddisfatto il sindaco Mario Anzil. Allora, signor sindaco, la vediamo soddisfatta perché? Perché abbiamo visto tanta gente. Certo, il bilancio dei primi due giorni di questa edizione della Fiera dei Santi è sicuramente soddisfacente. Decine di migliaia di persone la sera della grande festa del Friuli, il 31 ottobre, e oggi il 1 novembre, hanno invaso il paese. Il tempo è stato favorevole e quindi, insomma, siamo molto soddisfatti, perché ormai abbiamo già superato le 100.000 presenze, che comunque è un traguardo molto molto importante. Allora, una volta possiamo dire, sottolineare, che questa organizzazione chiamata Rivignano Beozio, insomma. Sì, ecco, il successo di questa fiera, oltre alle sue antiche origini, oltre alla sua particolarità di ricordare in modo molto singolare i defunti, è certamente nello spirito di questo paese, nell'anima del paese, che si manifesta proprio nell'organizzazione di questo evento. Un anno prima cominciano i preparativi e decine, centinaia di volontari, con una cinquantina di associazioni locali, danno veramente l'anima per consentire la buona riuscita di questa manifestazione. L'occasione anche per festeggiare il centenario della nascita dell'US Rivignano. Grande partecipazione al Palatenda, come ci conferma il presidente e patron. Aggiungere che adesso la festa continua, c'è appunto il Dante Bagato col prosciutto suo speciale, uno dei migliori di Savaliere, con Pino Virgili che ci aspetta per il frico, e avrò modo di parlare con i vari allenatori, 27 anni, allenatori, giocatori. C'è un ritrovo che mi fa molto piacere di percorrere questi anni di grandi successi, anche sì, di errori, e vabbè, ci sta. La scelta è logistica, chiaramente. 100 anni, prima di tutto, si festeggiano in paese. 200 anni, è l'occasione dei santi, come ha detto prima anche il sindaco, qui è la festa più importante che c'è in zona, nel Friuli e da noi, e poi ho avuto un'occasione veramente importante di poter festeggiarla qui. Una nuova modalità di fruizione del territorio, altamente immersa e di forte impatto emozionale, caratterizza l'esperienza che i visitatori potranno adesso vivere sul Colio, grazie ad un intervento fondato sull'innovazione tecnologica nel segno della sostenibilità ambientale. Colio, laboratorio a cielo aperto dello sviluppo sostenibile, è il secondo focus messo in campo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che dall'anno scorso, sotto la guida del presidente Roberta De Martin, ha avviato il programma triennale Fondazione Carigo Green, realizzato con il contributo di Intesa San Paolo. Dopo la prima fase, con il riallestimento in chiave multimediale del museo del Monte San Michele,
Questo nuovo progetto ridefinisce la conoscenza del territorio del Coglio in una chiave esperienziale ed emozionale basato sulla peculiarità dell'ascolto audio e dello storytelling, un viaggio narrativo altamente a cui ogni visitatore può accedere con il proprio smartphone grazie alla nuova app realizzata da Icon Coglio XR Extend Reality, basato sull'ascolto audio immerso di 8 diversi racconti per 7 percorsi narrativi, arricchito dalla visione che si snodano sugli itinerari delle piste ciclabili nell'area del Coglio. Non si respira un'aria salubre in casa Udinese dopo le due partite che hanno portato 11 reti al passivo. L'allontanamento di Tudor pare stia per arrivare Zenga, non è ancora data per certa la notizia, ma sicuramente non sarà questo il mago che farà risorgere l'Udinese, una squadra che è priva di elementi di vera classe, elementi di vero talento. Ci sono dei giocatori che sicuramente hanno della classe, ma quando giocatori come De Paul perdono continuamente i contrasti, perdono i palloni, non riescono a trovare gli spazi per servire i compagni e comunque sono spesso e volentieri al pari dei difensori che prima erano considerati giustamente tra i migliori del campionato e poi si sono veramente sciolti, lasciando il passo agli avversari per ben 11 volte. Opoku, che era stato osannato come uno dei giocatori più interessanti del campionato, ha fatto di tutto e di più, con naturalmente molta delusione da parte dei tifosi. Shamir domenica scorsa è stato più o meno sulla falsariga del compagno, dunque di giocatori di vera classe, perché questi veramente sbagliano pochi, l'Udinese non ne ha. Ora arriva un allenatore mediocre, un allenatore che è stato esonerato diverse volte, sempre che venga Zenga. Ripeto, al momento non ne siamo ancora certi, a tentare di risollevare le sorti di una squadra con il morale sotto i tacchi. Tra l'altro, in una partita contro il Genoa, anch'essa disperata perché la situazione in classifica non è certamente favorevole, così come non lo è per l'Udinese, anche se ha qualche punticino in più. E dunque uscire da Marassi con un punteggio favorevole sarà davvero impresa ardua, impresa difficile, anche perché, ripeto, le condizioni psicologiche della squadra sono davvero molto molto in ribasso. Tutta questa responsabilità noi la diamo al tecnico, che viene sostituito, ai giocatori, che sono naturalmente quelli che sono in campo, danno tutto quello che possono, se poi quello che danno è poco non è certamente la loro responsabilità. La responsabilità è una sola, quella di Gino Pozzo, che dobbiamo dirlo, ormai da diversi anni sta lavorando malissimo per l'Udinese, non ne azzecca una. Al Watford, che è ultimo in classifica, lo abbiamo già ricordato, il Granada, da quando se n'è andato è primo nel campionato spagnolo. L'Udinese sta vivendo le vicissitudini di cui naturalmente sappiamo tutto, di conseguenza credo che il vero responsabile che dovrebbe essere cacciato è il proprietario, quindi l'impresa sarà piuttosto difficile, improba. Auguriamoci che il nuovo allenatore dia una sferzata, qualcosa che risvegli un pochino la dignità di questi giocatori, che certamente dopo 11 gol scenderanno in campo pieni di timore, per evitare naturalmente un'altra debacle, che, ripeto, la sconfitta è accettata dai tifosi friulani, ma prendere 11 gol non è una sconfitta, è una umiliazione. Noi sappiamo quanta dignità abbiano i tifosi friulani. Detto questo, auguriamoci davvero che l'Udinese riesca a rientrare da Genoa con almeno un punticino, per pensare poi di proseguire questo campionato con meno affanno. La mia ottica è quella di mettere il focus sul calcio, di parlare di calcio, di togliere più discorsi possibile, perché purtroppo il gruppo è stato investito da grande pressione dall'esterno, e quindi togliere più possibile questa pressione, parlare di calcio, meno retorica possibile, meno discorsi possibile, le cose più semplici che riguardano il calcio e la partita. Abbiamo visto qual è la medicina per rimettere in chiarezzata la squadra? Nell'immediato, quello che le ho detto, nell'immediato è togliere sovrastrutture e pesantezze che sono extra calcistiche e occuparci più possibile di quello che dipende da noi, che è il campo di calcio. Il Genoa in queste ultime due partite ha ricaricato le pile dell'entusiasmo, ha liberato molto la testa. Il primo tempo della prima partita di Diego Motta con il Brescia in casa è stato un primo tempo difficoltoso, dove si avvertiva ancora la pesantezza delle scorie, e
poi improvvisamente, come qualche volta accade nel calcio, l'episodio fa scattare una scintilla, libera la testa dei giocatori che cominciano ad esprimersi secondo le proprie capacità, ed è cambiato tutto in quel secondo tempo, che ha fatto in modo che a Torino il Genoa potesse avere un certo tipo di atteggiamento che quasi mi premiava anche dal punto di vista del risultato e non solo della prestazione. Dopodiché noi andiamo a Genova e troviamo una squadra che è in questa condizione, e noi dobbiamo pensare a noi. Noi dobbiamo pensare a noi. Noi dobbiamo cercare di ricreare quelle situazioni per noi. Quello che è successo a Udine negli ultimi 10 giorni non è normalità, perché dopo la partita con il Torino io per primo ero qui a dire che mi sembrava che fossimo sulla strada giusta. I fatti hanno detto l'esatto contrario, e i fatti hanno detto che si è perso tutto contemporaneamente: l'aspetto fisico, l'aspetto della solidità di squadra, l'aspetto tattico, l'aspetto dell'atteggiamento, si è perso tutto contemporaneamente, ed è una cosa che possiamo generalizzare quasi a tutti i calciatori che sono scesi in campo. Quindi è chiaro che ci sono degli aspetti che sono molto, dal punto di vista mentale ed emotivo, quello è il tasto più importante. È evidente che questa squadra ha già dimostrato che non è quella di quelle due partite, l'ha già dimostrato dentro i campi di calcio. Noi dobbiamo ricrearci quelle situazioni positive e partire da alcune certezze che possiamo avere, secondo me. Questa è stata la mia ottica in questi 2 giorni. Io voglio una squadra che non subisca la partita, che non vuol dire fase offensiva, fase difensiva, voglio dire singolarmente ognuno deve dare un contributo di coraggio. Andiamo a giocare a calcio, domani andiamo a giocare a calcio. Voglio vedere gente che vuole giocare a calcio, voglio vedere gente che vuole la palla, voglio vedere gente che vuole determinare, voglio vedere gente che vuole vincere una sfida, un uno contro uno, un contrasto di testa, un tackle. Voglio vedere la gente che fai un gol e continui a giocare a calcio, subisci un gol e continui a giocare a calcio, questo tipo di atteggiamento. Non, che è il calcio? Calcio senza dare troppa importanza ad aspetti esterni. Noi ci dobbiamo occupare di quello che avviene dentro il campo di calcio. So perfettamente com'è Marassi, ci ho giocato 1 milione di volte. È uno stadio, permettetemi la parola, chiamiamolo emozionale. Perché? Per come è fatto, per il tipo di tifoseria del Genoa. Le partite raramente sono lineari. Le partite hanno momenti di acme, di orgasmo, miste a piccoli momenti di depressione. La squadra di casa sente molto normalmente questo tipo di umore. E quindi noi dobbiamo essere preparati alle difficoltà che arriveranno necessariamente, e alle opportunità che ci dobbiamo creare. Dobbiamo essere bravi a procurarci le nostre fortune. Questo è quello che condivido con i ragazzi da 2 giorni. Il mio ideale, mi piacerebbe mettere 11 singoli a fare una squadra nella condizione migliore per sfruttare le proprie qualità. Io ho la convinzione che questo, e non sono l'unico, che questa Udinese delle qualità le abbia, e mi piacerebbe che i giocatori fossero nella condizione di esprimere le proprie qualità. Quello sarebbe un compito realizzato già gigantesco, che è a prescindere dal risultato finale, ma già questa direzione è importante. Per fare questo cercherò di fare le mie scelte con grande serenità, tenendo presente quello che lei mi ha appena detto. Credo che al di là di un paio di dubbi, la formazione ci sia già. Il sistema di gioco sarà probabilmente quello visto nel secondo tempo con il Brescia e visto con la Juve, ma non necessariamente. Abbiamo capito che, aggiungo giustamente, l'allenatore del Genoa non dà molta importanza all'aspetto numerico, quanto più al tipo di atteggiamento. Un tipo di atteggiamento invece molto chiaro, di giocare sempre a calcio, di provare a giocare da dietro, di essere estremamente propositivi e sfruttare le caratteristiche che devono essere congenite del Genoa, ma che in parallelo devono essere congenite di tante squadre e sicuramente anche dell'Udinese, di grande cuore, di grande... cioè, che non si può lasciare l'1%, il 2%, il 5% dal punto di vista dell'atteggiamento irrisolto in una partita di calcio. Bisogna venire fuori avendo dato tutto quello che si ha. Mi aspetto un Genoa di questo tipo e mi auguro un Udinese di questo tipo.
È tutto, non resta che ringraziarvi per la visione e l'ascolto, break pubblicitario e poi la linea al Veneto. Buonasera e ben ritrovati anche dalla redazione del Veneto. Apriamo subito con un aggiornamento dell'incidente, del terrificante incidente accaduto oggi pomeriggio alle 16.15 sotto la pioggia in via Fosson sulla provinciale 61 in località Giai. Il bilancio è pesante, 6 feriti, di cui 3 in prognosi riservata, una BMW serie 1 con 4 ragazzi marocchini a bordo, tutti di età compresa tra i 30 e i 35 anni, stava procedendo a velocità folle in direzione San Spino. Poco prima di un incrocio il guidatore ha perso il controllo della vettura, che è andata a schiantarsi contro un furgone dell'ASVO che procedeva regolarmente verso il centro di Annone Veneto. Al suo interno viaggiavano due operai che erano reduce dal lavoro nei cimiteri di San Stino per la ricorrenza dei defunti, gestendo l'azienda a partecipazione pubblica anche le manutenzioni di alcuni campi santi nel mandamento. Il mezzo più grande è stato catapultato in un campo adiacente alla strada. All'interno giacevano il guidatore, di 54 anni, di sindacale, frazione di Concordia Sagittaria, e il passeggero, 38 anni, di Cinto Cao Maggiore. Sono usciti con le loro gambe, hanno rimediato lievi ferite, il primo è stato trasportato dal SUEM 118 all'ospedale di San Donà, il secondo all'ospedale di Porto Gruaro. Molto più gravi le condizioni dei 4 occupanti della BMW. Sto morendo, fatemi uscire di qui, ha esclamato il guidatore imprigionato tra le lamiere. Ha rimediato la frattura scomposta di una gamba e ferite interne tra l'apparato respiratorio e l'addome. È stato trasportato dall'elicottero Leone 1 all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'automobilista abita proprio a Giai, a 500 metri dal luogo dello schianto. Lui e gli altri amici sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, del distaccamento di Motta di Livenza e dai loro colleghi di Porto Gruaro. Sono stati ricoverati a Oderzo, Porto Gruaro e Mestre, due di loro sono molto gravi. C'erano detriti ovunque. Difficile per i carabinieri del NORM di Porto Gruaro risalire in poco tempo all'identità dei feriti. Le operazioni di identificazione del guidatore e dei suoi compagni di viaggio si sono protratte fino a tarda ora. I carabinieri della compagnia di Venezia sono al lavoro per dare un nome e un volto al malvivente che la sera di Halloween, attorno alle 21 circa, ha messo a segno una rapina colpendo una sala giochi del centro storico lagunare. Il bottino è di circa 3.000 euro, l'uomo con accento straniero ha fatto irruzioni all'interno della sala giochi replay del sestiere di Cannaregio, minacciando la commessa con l'arma in pugno e dopo essersi impossessato dell'incasso della giornata è scappato per le calli circostanti con il bottino. Sul posto sono intervenuti i militari dell'arma effettuando il sopralluogo tecnico e avviando le prime indagini per risalire al malfattore. Blitz dei carabinieri di Venezia a Trieste, sequestrata un'imbarcazione dedita al servizio di Bed and Breakfast. Sentiamo adesso il servizio. Un'imbarcazione della lunghezza di 20 metri, ormeggiata nel porto di Trieste, è stata sequestrata nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo natanti di Venezia. Nello specifico è emerso che l'unità da diporto, oggetto di un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Venezia, effettuava, secondo i carabinieri, un servizio di boat and breakfast senza le autorizzazioni previste per questo genere di attività, commettendo diversi illeciti di carattere penale per le violazioni alle norme a tutela delle zone sottoposte a vincoli storici, paesaggistici e ambientali, oltre a non ottemperare alle prescrizioni di legge in materia di smaltimento dei rifiuti. L'unità è stata rintracciata a seguito di alcuni accertamenti che nei mesi scorsi hanno portato al sequestro di altre unità da diporto che esercitavano la stessa attività non autorizzata nel comune di Venezia. A seguito del controllo e della contestuale notifica del provvedimento, i carabinieri hanno appurato inoltre che lo yacht stesse continuando a svolgere anche a Trieste l'attività ricettiva non autorizzata, trovando a bordo diverse persone, risultate poi essere tutte clienti. A seguito delle nuove evidenze, quindi, il titolare della società che gestisce la barca è stato nuovamente denunciato all'autorità giudiziaria competente.
È stato inaugurato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il nuovo polo angiografico dell'ospedale di Conegliano. L'area è stata ricavata al secondo piano del corpo centrale del Santa Maria dei Battuti, nelle dismesse sale operatorie chirurgiche. Nel corso dell'inaugurazione è stata annunciata anche l'attivazione dell'unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia vascolare. L'inaugurazione è la conferma dell'importanza del ruolo dell'ospedale di Conegliano nell'ambito della rete Hub and Spoke, ha sottolineato Zaia. Questo è un ospedale che resterà generalista, ma su cui andremo a investire, soprattutto con il nuovo polo dell'area critica sull'alta specializzazione in alcuni comparti. La realizzazione della nuova area integrata dedicata alla cardiologia e alla radiologia interventistica ha richiesto 9 mesi di lavori e un investimento di 2 milioni di euro. La nuova area si sviluppa su 400 metri quadrati. Al suo interno sono stati collocati, tra l'altro, il cardioangiografo e l'angiografo vascolare. Allagamento imprevisto in via Gritti nella fazione di Porto Santa Margherita. Si è rotta per motivi che ancora non si conoscono una tubatura dell'acqua nella serata di venerdì scorso. L'allarme è stato dato da alcuni residenti che abitano sulla strada, nota anche per ospitare alcune attività commerciali. L'acqua aveva invaso la strada e alcune proprietà provocando disagi. Sul posto sono intervenuti gli operai reperibili del comune di Caorle, alcune forze dell'ordine e i tecnici del consorzio acquedotto Veritas già presenti a Caorle per la sostituzione di una condottura obsoleta in viale Santa Margherita, strada sottoposta a lavori di abbattimento di alberi da metà ottobre. Drammatico incidente alle ore 20 di venerdì a Caorle sulla provinciale 54. Il bilancio è di un ferito molto grave, residente nella città balneare, e di 2 feriti lievi. Si sono scontrate una Harley Davidson e una Renault Clio. Sulla 2 ruote viaggiavano il centauro di 53 anni, residente nella zona di Villaggio dell'Orologio, il più grave di tutti i coinvolti, e la passeggera, una donna di 46 anni, residente a Pontecchio Polesine, nella provincia di Rovigo, ferita lievemente. Procedevano in direzione Caorle quando sono stati sbalzati a terra a seguito di un tremendo scontro con una Renault Clio guidata da un uomo di 41 anni di Caorle, ferito lieve, il quale stava viaggiando nella direzione opposta con direzione Duna Verde, San Donà di Piave. Sul posto sono intervenuti in rapida successione gli operatori sanitari del SUEM 118 di Caorle e Portogruaro, gli agenti della polizia locale e il soccorso stradale Vaccaro. Il 53enne al momento non è in pericolo di vita ed è ricoverato all'ospedale civile di Portogruaro. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati intanto sottoposti a sequestro. Agroalimentare, fondo regionale di garanzia per il settore primario. Assessore PAN, possibilità di finanziamento fino a 250.000 euro, così diamo ali alla capacità di innovazione delle imprese. Sentiamo adesso il servizio. Agroalimentare, un fondo regionale di garanzia per il settore primario. Si allarga in Veneto il perimetro dell'intervento di garanzia pubblica del credito alle imprese del settore progettato dalla Regione in sinergia con la società finanziaria Veneto Sviluppo. Oltre alla garanzia di secondo grado prestata ai consorzi di garanzia collettiva FIDI, il fondo di garanzia per il settore primario istituito presso Veneto Sviluppo potrà offrire anche garanzie dirette alle imprese. Con il provvedimento portato all'approvazione della Giunta regionale, la stessa Regione autorizza la finanziaria Veneto Sviluppo a stipulare accordi convenzionali con gli istituti di credito per favorire l'accesso al credito stesso per le imprese agricole e agroalimentari mediante operazioni di garanzia diretta effettuate tramite il Fondo regionale di garanzia gestito appunto da Veneto Sviluppo. L'intervento del fondo consiste nel mettere a disposizione delle banche che intendono partecipare all'operazione di distinti plafond definiti lotti finanziari a presidio delle garanzie rilasciate dal fondo medesimo nell'interesse dei beneficiari, cioè delle imprese attive nella produzione agricola e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti primari.
La garanzia, con una percentuale di intervento dell'80%, opera a copertura delle perdite registrate dalla banca sui singoli finanziamenti. Le risorse finanziarie riservate per tali operazioni ammontano a 3 milioni di euro, pari al 60% delle disponibilità finanziarie del Fondo regionale di garanzia per il settore primario, suddivisi in 10 lotti finanziari da 300.000 euro. Con una lettera inviata ai dirigenti, ai docenti e agli studenti di tutte le scuole del Veneto, l'assessore regionale all'istruzione e formazione Elena Donazzan invita a celebrare il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Lo scorso anno abbiamo celebrato il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ricorda Donazzan. L'ordinamento giuridico ha riconosciuto questa data come giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e con questa prescrizione lo Stato e tutti i suoi organi devono porre in essere iniziative volte al rispetto della norma e del suo significato. Da qui l'invito alle scuole, luogo della formazione di una coscienza pubblica e morale, a partecipare alle manifestazioni pubbliche promosse dai sindaci e prefetti. Vi invito a partecipare con quel giusto senso di rispetto a questi momenti comunitari, esorta l'assessore, che fanno di noi un popolo ed una nazione rispettosa dei propri simboli e delle proprie istituzioni. Accolgo con soddisfazione l'annuncio della sottosegretaria Sandra Zampa dell'imminente discussione in conferenza Stato-Regioni di uno schema di decreto che darà risposte anche alle persone affette da Alzheimer precoce e alle loro famiglie. Confido che il decreto abbia rapida approvazione e sarà mia cura verificare che ciò avvenga. Così la deputata di Italia Viva Sara Moretto, oggi in Commissione Affari Sociali, ha recepito la risposta del Governo all'interrogazione con cui chiedeva di individuare specifici livelli essenziali di assistenza per la presa in carico dei pazienti affetti da Alzheimer con insorgenza anticipata e dei protocolli specifici per garantire una riabilitazione continuativa in grado di mantenere e stimolare le abilità residue. Secondo i dati dell'Osservatorio Demenze dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia 1 milione di persone sono affette da demenze, di cui 600.000 sono colpite da Alzheimer e circa 3 milioni sono coinvolte nell'assistenza dei loro cari. Solo in Veneto si stima che ne siano colpite dalle 4 alle 5.000 persone. Il 5% delle persone che ne soffrono riscontra un'insorgenza precoce che spesso appare tra i 40 e i 50 anni o tra i 50 e i 60 anni. Per l'adeguamento della rete fognaria, da domani, lunedì al 20 novembre, saranno vietate la circolazione e la sosta in via Giotto fino all'incrocio con via Cacciatori delle Alpi. Solo i residenti possono accedere su questa strada. Stop fino al 31 dicembre, invece, in via Palazzine fino a via Villa Storta. L'assessore regionale alla sanità e al sociale Emanuela Lanzarin replica alle critiche mosse dai consiglieri di opposizione e da alcuni amministratori sull'efficacia delle misure di contrasto al gioco d'azzardo previste dalla legge regionale 38 approvata quasi 2 mesi fa, ricordando che la norma interviene con misure finalizzate alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi del gioco compulsivo e delle problematiche azzardo correlate, nonché sul trattamento ed il recupero delle persone che ne sono dipendenti e nel dare supporto alle loro famiglie. Tutto l'impianto normativo, ricorda, è stato sostenuto dal lavoro tecnico-scientifico di specifici gruppi tecnici costituiti da personale esperto dei dipartimenti regionali per le dipendenze, oltre da rappresentanti del terzo settore con esperienza di attività nel trattamento del gioco d'azzardo patologico. Il rapporto Veneto Sostenibile ci restituisce una fotografia impietosa. La nostra regione è in grave ritardo sui troppi obiettivi ed è
agli ultimi posti nella classifica su queste questioni ambientali e territoriali. Il commento è di Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Ambiente. Dopo aver assistito in prima commissione al report illustrato dalla dottoressa Bramezza e dai funzionari del sistema statistico regionale e basato sui 17 obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata il 25 settembre 2015. Da una prima lettura il dato che appare in assoluto più allarmante è quello dell'inquinamento dell'aria. In Veneto le centraline che registrano oltre 35 giorni di sforamento annui dei limiti di PM10, le polveri sottili, sono pari al 90,5% contro la media italiana del 34%. Ecco perché nel prossimo bilancio presenteremo emendamenti per incentivi alla rottamazione di vecchie auto, stufe e anche autobus, annuncia il consigliere PD. A Caorle cambia di nuovo, anche se in forma meno pesante, la viabilità dopo il taglio dei pini marittimi. Da mercoledì sera la corsia lato mare di Viale Santa Margherita si interrompe all'altezza del bar Firenze. Gli automobilisti sono obbligati a proseguire in direzione del traghetto per via Manzoni e possono raggiungere nuovamente Viale Santa Margherita attraversando via Alfieri o via Marconi. Si restringono invece per lavori privati le corsie in piazza Sant'Antonio e via dello Storione. Andiamo a Venezia e parliamo di cultura. A Palazzo Ferro Fini presenta la terza edizione 2019-2020 del concorso Il Veneto per me, descrivo il territorio in cui vivo. Sentiamo il servizio. Abbiamo un tesoro, perché l'abbiamo scoperto in questi anni, di potenzialità, di creatività, di idee all'interno appunto delle nostre scuole superiori che va valorizzato. Quindi è un concorso rivolto a tutte le scuole superiori di secondo grado, insomma, della nostra regione. È aperto anche ai ragazzi che frequentano le scuole italiane in giro per il mondo di origine veneta, e che serve a far conoscere meglio il nostro territorio, però visto con gli occhi dei ragazzi, visto anche con le qualità che hanno i ragazzi nel mettere in moto nuove tecnologie, nell'utilizzare nuovi strumenti, nel guardare il proprio territorio, la propria storia, la propria cultura con gli occhi appunto dei ragazzi. L'abbiamo già visto appunto nei due anni precedenti, lavori di altissima qualità, idee innovative, modi particolari di riscoprire magari zone che sono state dimenticate e che servono a far sì che questa conoscenza, che questa modalità di scoprire il territorio possa essere trasmessa e anche tramandata negli anni. Per noi è importante questo concorso perché chiaramente dà modo alle scuole del nostro territorio, della nostra regione, di potersi impegnare nel valorizzare il patrimonio culturale, il patrimonio storico, il patrimonio locale, anche il patrimonio immateriale che è presente sul nostro territorio. Ed è un momento anche per i docenti di riflessione sull'importanza della storia locale, perché attraverso la storia locale poi si può recuperare anche la storia nazionale e la storia sovranazionale. Quindi sono, come dire, competenze culturali molto importanti, fondamentali, che vanno sviluppate all'interno della scuola e che trovano appunto in questo concorso l'occasione poi per poter essere esplicitate. La terza edizione, chiaramente noi ci attendiamo soprattutto una curvatura verso il digitale, verso il multimediale, quindi secondo noi è importante che i ragazzi, attraverso un linguaggio che insomma conoscono molto bene e che sanno adoperare e dominare molto bene, e possano appunto riflettere ma anche regalare alle vecchie generazioni, se vogliamo, proprio dei momenti di ricordo, dei momenti di focalizzazione su aspetti che magari sono poco conosciuti del territorio, insomma, ecco. Il Consiglio d'Europa, che ha sede, l'unica sede diplomatica in Italia, ha scelto Venezia e ha scelto anche di muoversi sul mondo della cultura. Siamo reduci dal 22 di settembre di una sessantina di passeggiate patrimoniali fatte in tutta Italia, di cui una ventina in Veneto.
E questo si lega terribilmente con le iniziative che fa la scuola sul territorio. Nel territorio del Veneto, per me, direi che dovrebbe essere quasi un Veneto per tutti più che un Veneto per me. E andiamo alla ricerca delle vecchie tradizioni, tutto questo aspetto che altrimenti corre il rischio di essere dimenticato. E questa è la ragione della commissione di Faro. Questo è il concetto di base. Vista l'esperienza che abbiamo avuto, che ho avuto anch'io personalmente, che rappresento l'ambasciatrice qui a Venezia, l'esperienza fatta con i ragazzi dell'altro anno, io credo che ci aspettiamo molto di più quest'anno, perché l'altro anno ci ha sorpreso con iniziative di altissimo livello che non credevamo, cioè una scuola che qualche volta viene poco considerata, ma in realtà ha dato dei risultati estremamente positivi. Forse dovremmo stupirci di più quest'anno. È questo che ci aspettiamo. Le sigle sindacali FAI, CISL, FLAI, CGL e UILA Veneto hanno spedito una lettera a tutti i senatori e deputati eletti in Veneto, oltre che al presidente e vicepresidente della regione e all'assessore al lavoro e alle attività produttive, per denunciare i pericoli che l'introduzione della tassa sulla plastica e sullo zucchero potrebbero ingegnare, mettendo a rischio interi settori produttivi. Così come concepita questa imposta, affermano Zanin, Gambillara e Bozzini, non incide sui comportamenti dei consumatori in termini salutistici o ambientali, ma rischia solamente di colpire il reddito e le produzioni delle imprese e dei lavoratori. Non ci sembra questa l'iniziativa ideale da percorrere per una giusta riduzione della produzione e utilizzo della plastica. Riteniamo che l'imposta sugli imballaggi colpirà inevitabilmente le imprese dell'industria alimentare del Veneto, un settore che ha prodotto e produce buona occupazione. Il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale e l'Università degli Studi di Padova hanno organizzato il convegno presentazione dell'archivio storico del Consorzio di Bonifica. 13.000 unità archivistiche del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale censite e schedate secondo i più moderni criteri di digitalizzazione archivistica. Un gruppo di giovani ricercatori dell'Università di Padova con background scientifici diversi, storici, archeologi, archivisti, geografici, coadiuvati dall'esperienza tecnica e professionale del personale del Consorzio di Bonifica, ha permesso che l'archivio storico del Consorzio fosse consultabile da remoto, offrendo così una notevole quantità di dati e informazioni utili per la valorizzazione del prezioso patrimonio culturale materiale e immateriale presente nel territorio. L'appuntamento è per mercoledì 6 novembre alle ore 10 nella sede del Consorzio di Bonifica, dove interverranno Giorgio Piazza, presidente del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto, Andrea Cereser, sindaco della città di San Donà di Piave, Elisabetta Novello, responsabile del progetto Università degli Studi di Padova, Remi Simonetti, ricercatore dell'Università degli Studi di Padova, Alice Vacilotto, anch'essa ricercatrice, Sergio Grego, direttore generale del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. Si ammanta di rosso Rio San Martino, frazione di Scorsea, Venezia, cui spetta in provincia di Venezia, cui spetta il tradizionale compito di inaugurare la stagione del fiore d'inverno. Ad aprire la 38esima festa del radicchio, venerdì 8 novembre, sarà uno dei nomi più noti alla canzone italiana, Drupi Rio Solidale, con la raccolta fondi a favore dell'associazione Anteas Avas di Scorsè. Una festa a tutto tondo che fino al 24 novembre, a partire dalle 19, proporrà tutte le sere tante attività. Due Jesolo parking card per nucleo familiare e quanto deciso dall'amministrazione comunale della città balneare e rappresenta un'importante novità per famiglie e per gli operatori economici.
che così per la stagione 2020 potranno richiedere alla società Itaca una seconda tessera, beneficiando delle agevolazioni per la sosta. Le due card dovranno essere intestate a due persone fisiche diverse in possesso di patente di guida e di un veicolo nelle forme previste dalla legge. La prima parking card continuerà ad essere collegata a due numeri di targa, mentre la seconda ad un solo numero. Entrambe le tessere al costo di 35 euro ciascuna e saranno utilizzabili sui circa 120 parchimetri presenti sul territorio. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Giulio Chiai di Portogruaro ha lanciato il corso di difesa personale aperto a tutti, progetto dal nome Sicurezza dei Cittadini e Difesa in Rosa. Sentiamo adesso il servizio. Inizierà il giorno mercoledì 6 novembre 2019 il 14° corso base di difesa personale aperto a tutti, ma soprattutto alle donne, anche in concomitanza del mese di novembre, dedicato alle iniziative contro la violenza sulle donne. Organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Chiai di Portogruaro e patrocinato dal Comune di Portogruaro, un corso consolidato e ormai giunto al 14° anno di attività, che negli ultimi anni ha avuto un enorme successo, vista anche l'esigenza comprovata dal costante aumento delle azioni a danno delle donne di ogni età. Il corso si terrà nella stessa sede dell'associazione, sita al primo piano del palazzetto dello sport di Via Lovisa di Portogruaro. La società ripropone la formula che in questi anni ha avuto maggior successo di partecipazioni, comprendente un ciclo di 8 lezioni completamente gratuite, tenuto dai maestri delle società di lunga esperienza, che si avvarranno anche della collaborazione di alcune cinture nere della società Judo Chiai. Il corso sarà completato da alcuni interventi, tra cui quella di psicologo-psichiatra per quanto riguarda la tipologia di comportamenti e di un agente delle forze dell'ordine per quanto riguarda le leggi vigenti in materia di legittima difesa. Il corso di difesa personale prevede lezioni dai concetti semplici e tecniche efficaci, alla portata di qualunque persona, basate sul metodo MGA, metodo globale autodifesa, che rappresenta l'unico metodo d'autodifesa nell'ampio panorama del settore, ufficialmente riconosciuto dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, la quale si sta occupando della difesa personale anche in ambito europeo. Questa disciplina si propone come scopo principale quello di formare dei soggetti consci delle proprie potenzialità e dei propri limiti, che è in grado di fronteggiare e gestire situazioni di pericolo senza l'uso di violenza ingiustificata. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Vi ringraziamo per essere stati con noi stasera. In linea che può andare alle previsioni del tempo. Tempo previsto per domenica 3. Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni, probabilità medio-alta sulle zone meridionali e alta altrove, per precipitazioni da sparse a diffuse, in particolare tra il pomeriggio e la sera. Fenomeni anche a carattere di rovescio, occasionale e temporale, almeno in pianura. Il limite delle nevicate sarà sui 2000-2200 metri, un po' più in basso alla sera sulle Dolomiti. Temperature: generale lieve aumento, specie nelle massime in pianura. Venti: in pianura deboli moderati da est o nord-est sulle zone interne, moderati a tratti tesi nel pomeriggio da sud-sud-est sulla costa e sulle zone orientali. Tele Pordenone, la grande informazione del nord-est. C'è tutto, ma proprio di tutto.